in quella circostanza. Mentre Nando Gentile prosegue dalla lunetta. In un'ambientina abbastanza surriscaldata, infatti ragazzi non lo sa, ma ce ne sono passati di franco 100 lire a una velocità vertiginosa. Certo, intanto è andato avanti di 3, di 4 punti, probabilmente con questo tecnico la partita si sarà magari anche chiusa. 4 punti e possesso. Momento difficilissimo per il Messaggero, Esposito. Messaggero però forse avanza un fischio, per dirla in termini brutali. La famosa teoria della compensazione. Se è valida. Per vincere il Messaggero deve costringere all'errore Caserta su questo tiro, in caso di trasformazione sarà una partita, eccolo qui, fallo di De Piccoli per su Telis Frank. E abbiamo un 1 più 1 di Telis Frank. 2:26 da giocare nella partita. Molta tensione ovviamente. Caserta a mandare in balzo il solo Shackleford su ordini precisi di Gentile. Telis Frank l'1 più 1 è molto importante. Cortissimo. E Frank lo sbaglia, rimbalzo di Cooper ed ecco cosa no, viene niente, ah, niente, l'invasione di Shackleford o dello stesso Frank. 85-81. Frank dimostra di non avere il cuore più grande del mondo, tra l'altro ha sbagliato un tiro libero molto importante, ancora la zona da battere anche con Esposito. In un modo o nell'altro comunque il Messaggero ha costretto all'errore al tiro l'avversario, non ha trasformato Caserta in quella azione. Cooper per Raj, mentre arriva veramente di tutto anche sulla nostra posizione. Premier da 3 punti, una finta, la penetrazione di Pupi e poi c'è il fallo di Dell'Agnello. Avremo 2 tiri liberi per Premier. Si va stoppata anche in parabola discendente. L'arbitro guardavano comunque il fallo, forse il fallo era anche prima, un pochino prima. Comunque, 2 tiri liberi per Premier, che realizza con l'aiuto del ferro. 85-82, 2 minuti e spiccioli alla fine della partita. Partita esasperante per il suo andamento. Secondo tiro di Premier, che realizza 85-83, più 2. Difesa aggressiva sulla rimessa e il pallone comunque arriva a Esposito. C'era anticipo forte di Cooper su Gentile. Esposito supera a metà campo, quando arriva al raddoppio recupera il palleggio ma riesce a cavarsela. Sembrava una specie di 4 angoli, Marcelletti poi cambia invece la situazione con Cooper su Esposito, blocco di Shackleford su Gentile, scusate, blocco di Shackleford, Gentile riesce a far arrivare la palla a Frank che peraltro la perde, poi Gentile va un tiro incredibilmente difficile, non sbaglia, Michael Cooper, contropiede del Messaggero, Premier arriva e realizza. E siamo in parità a 1:30 dalla fine. Beh, complimenti al dinamico duo, direi Guido. Cooper splendido in difesa su Gentile, poi nella passeggio a tutto campo. E ancora una volta Premier che ha messo tutti gli ultimi punti del Messaggero ed è a quota 26. È andato a impattare. Momento torrido dell'incontro. Gentile che ha fatto una sciocchezza poc'anzi con un brutto tiro. Esposito penetra, realizza, buono il tiro di Esposito e fallo su di lui. Stavamo parlandone prima, difficile che Marcelletti rinunci a questo campione nelle fasi finali della partita, ha preso anche un brutto colpo sulla coscia, ma ha cavato 2 punti importantissimi, 87-85 e un libero. 1:09 alla fine, Caserta è avanti di 2 punti, potrebbero essere 3 col tiro di Esposito, importante anche il rimbalzo in caso di errore, non è così, siamo a meno 3 con un minuto in pratica da giocare. Vediamo cosa viene fuori da questa azione. Palla ovviamente fondamentale. Premier per Raja, Cooper, ragazzi. Bisogna andare al tiro magari un pochino più velocemente. Cooper in angolo. Premier da 3 punti. Realizza, incredibile. Incredibile, signori. Io conosco Premier da 15 anni, da 13 anni, da quando ho la capacità di capire qualcosa di pallacanestro. E ogni volta mi sorprende sempre di più. Siamo in parità con la differenza tra il cronometro e l'orologio di 30 secondi e di 16 secondi. Dell'Agnello perde la palla, bruttissimo fischio di Tullio, bruttissimo fischio. Mentre il pubblico dimostra di essere ampiamente in clima da playoff, la marcatura è stata triplicata sull'uomo in penetrazione. Eccola, rivediamo. Di ragazzi no, di sicuro, certo, esatto. Semmai di Premier, però vabbè, comunque
in sostanza dell'Agnelli Nunetta. Segna il libero, attenzione, è più uno per la Fonola, 28 secondi da giocare, vediamo che cosa farà la Fonola dopo se dell'Agnello segna, infatti più due. Stagiero può vincere con una bomba oppure può essere costretto a un 1-1. Oppure supplementare. Oppure supplementare. Vediamo cosa succede. Direi che la stagione del Messaggero, per ciò che riguarda le prime quattro, si gioca in questi 15 secondi. Palla che gira, Cooper, una finta. Va via Michael Cooper, sbaglia, recupera la palla. Siamo alla fine, non vedo più niente, scusate, non sono in grado di commentarvi. Il monitor è troppo piccolo, la ripresa è troppo da lontano, c'è fallo comunque, avremo un 1-1 per il Messaggero a 6 secondi dalla fine. Numero c'è 1-1, c'è la Premier, il fallo è stato speso da Frank, credo, in questa era azione. Era possibile seguire l'azione sul monitor perché la ripresa era troppo da lontano, dal vivo era altrettanto impossibile perché tutti i giocatori erano in piedi. Siamo sulla soglia di supplementari di una sconfitta del Messaggero, 90-88, 1-1 per Premier con fallo di Frank, quinto fallo. Adesso veramente il basket smentisce chiunque, però se io dovessi scegliere in Italia un uomo da mandare in lunetta, visto che D'Antoni adesso fa l'allenatore in un'occasione del genere, io prendo Premier. La famosa questione da chi vorreste fosse preso il tiro, da cui dipende la vostra vita, che in America era per Kermit, credo. Classico, come con chi vorreste far uscire vostra moglie per un pomeriggio senza aver nessun tipo di problema. In questo caso comunque, per la cronaca, Premier nella ripresa ha messo 4 bombe e ha segnato 13 punti negli ultimi 8 minuti. Ecco che possiamo rivedere l'azione che ha garantito Premier, una responsabilità che francamente non augureremo a nessuno. D'altra parte non possiamo neanche dargli la croce sulle spalle perché Premier il Messaggero realizza una palla con gambe e braccia. Tra l'altro le gambe e braccia, una delle braccia era probabilmente di Shekepor, che ha rischiato anche di far realizzare 2 punti per me. Secondo tiro per tutti ed è buono, parità, 6 secondi alla fine. Attenzione, difesa ancora, il Messaggero quasi recupera, non è passato neanche un secondo, i ragazzi aveva la palla in mano, aveva la palla per vincerla, perché a quel punto lì tavolo non è che sia stato molto amichevole nei confronti del Messaggero, non casalingo. 6 secondi, fatica a rimettere la palla in campo dell'Agnello. Caserta, attenzione, Michael Cooper, Gentile a fil di sirena, e il Messaggero con ragazzi che realizza, incredibile, è buono il canestro del Messaggero, incredibile, ragazzi, dalla sua area realizza, ragazzi, scusate, quello che è successo in questo momento a Roma io nella mia vita non l'ho mai visto. Il Messaggero arriva, Federico continua tu un attimo. In effetti una conclusione abbastanza particolare, il canestro, diciamoci la verità, è buono. Gentile aveva fatto una cosa magnifica sull'aiuto di Cooper, aveva trovato da fuori classe qual è l'equilibrio per concludere ed era il suo 22esimo punto. Rimessa, ragazzi, da non meno di 15 metri a due mani ha messo il tiro da 3 punti che può valere una stagione, ed è magnifico che l'abbia preso un giocatore che ha dato così tanto in questa partita e in altre fasi della stagione. 93-92 il finale, sono stato abbandonato da Guido Bagazza che ha invaso il terreno di gioco ed è tornato, spero compo sui. Il canestro è buono, quindi la partita è terminata, il Messaggero vince, mentre lo rivediamo il tiro di ragazzi. Scusate, 93, un attimino di tifo, ma io nella mia vita non ho mai visto una cosa del genere dal vivo. Ragazzi, dalla sua area, da 3 punti, il Messaggero, scusate un secondo, ha fatto il Messaggero ha vinto una partita incredibile. Vedete come il basket, la frase ci sta tutta. Eccolo ancora, il tiro di ragazzi, guardate, dal limite della sua area, due mani. Grande Riccio, uno su un milione. Ci sta anche un po' di infortuna, ma anche le mani di un tiratore, incredibile, il Messaggero ha vinto una partita straordinaria, per emozioni. I tifosi hanno letteralmente perso la testa. Abbiamo perso un po' tutti la testa, veramente eccezionale. Benissimo, direi che possiamo chiudere. Spero vi siate divertiti come l'abbiamo fatto noi, abbiamo sofferto. Il Messaggero con questa vittoria arriva sicuramente al traguardo delle prime quattro, può giocare sabato prossimo, sabato di Pasqua, mentre continuiamo a rivedere questo straordinario tiro a Torino, con Torino qui al Palaeo con un po' più di tranquillità.
direi che possiamo chiudere qui. Riccio Ragazzi ha fatto una cosa che rimarrà nell'albo d'oro, negli annali del Messaggero per tanti tanti anni. Comunque, in ogni caso, non dimentichiamo chi prima aveva tenuto la Premier squadra. Sicuramente, con quei due tiri liberi, con quelle bombe pazzesche, è successo di tutto. È il basket l'unico sport al mondo che può riservare questo tipo di emozioni. Dalla nostra portazione, con anche i nostri tifosi, vi salutiamo. Per Federico Buffa, Guido Vagatta vi ringrazia e vi saluta. Alla prossima. Alla prossima.